Benvenuta al Festival dei Popoli con il film L'Île de Perdue, film che partecipa al concorso italiano e che siamo molto contenti di avere qui all'interno del percorso del Festival. Siamo molto contenti anche che tu sia qui a parlare con noi e a parlare del film appunto che viene presentato in questa edizione online del Festival. E per iniziare io vorrei farti una domanda che riguarda proprio la scelta anzitutto del luogo e del progetto, nel senso che il film ci ha colpito subito, soprattutto perché quel luogo, anzitutto la scelta di quel luogo diventa non tanto un ritratto del luogo, ma la scelta di un luogo che genera storie. Che fa partire potenzialmente tantissimi, infiniti percorsi che riguardano anche apparentemente piccole storie, ma che sono in realtà significative per quanto riguarda il rapporto di alcune persone con non tanto con gli oggetti, ma con la memoria, molto spesso. Quindi, niente, volevo chiederti anzitutto come sei arrivata a sviluppare questo progetto e quindi quello che è stato l'itinerario che poi ha portato alla realizzazione del film. Grazie. Allora, il progetto mi si è imposto in qualche modo. Mi chiedevo, mi ero trasferita, ero tornata a Parigi dopo un periodo di 6-7 anni in Italia, a Roma. Avevo delle idee su progetti di regia. Però con forse qualche esitazione, qualche indecisione. Diciamo che non è un momento facilissimo per me perché questo trasloco a Parigi, insomma, era dettato da ragioni di lavoro, ma francamente avrei preferito restare in Italia. Però non potevo molto concedermi di avere questa emozione, no? Di sentire questa delusione perché avevo tantissime cose da gestire e poi comunque. Ovviamente emigrare, cioè, ti richiede di avere una grossa aggressività, cioè molta, non so, molta grinta, quindi mi imponevo una tenuta. Gestendo questo trasloco, cioè portando le mie cose da Roma a Parigi, tantissime cose da gestire. Se non che a un certo punto ho cominciato a perdere i miei oggetti. Ma era proprio, insomma, diventava una grossa preoccupazione risolvere i problemi che mi creavo perdendo i miei oggetti ed era proprio, non so come dire, era come se questo sentimento di perdita, di delusione che cercavo di soffocare, a un certo punto mi si imponesse nel mio quotidiano perché avevo perso la carta d'identità, perché non trovavo qui più il mio dato libro, avevo perso gli appunti, insomma, era proprio. Insomma, stavo cominciando a osservare che c'era qualcosa di strano che mi succedeva, fino a che è successa la cosa più terribile. Ho perso il computer, ho perso il mio personal computer, cioè il mio portatile, all'aeroporto di Orly. Tra l'altro non era neanche salvaguardato, adesso mi sono organizzata, ma ai tempi non salvaguardavo neanche bene i miei documenti, c'erano cose che non avevo su disco duro, ma solo su computer. Quindi veramente una grossa tragedia per me, e lì è successo il miracolo, cioè convinta di aver perso per sempre questo computer che non era neanche protetto da password, cioè l'avevo messo in sonno e ai tempi non dicevo, ok, è andata, ho perso il mio computer. Veramente, beh, insomma, penso che per molte persone sarebbe un evento molto, molto forte. Fino a che un mio amico francese mi ha detto: ma prova gli oggetti smarriti, che è un concetto, cioè non so, a me non è mai venuto, non so, non, io non avevo il concetto di, cioè, ho perso qualcosa, l'ho cercato gli oggetti smarriti, è proprio qualcosa che è lontano dal mio modo di vivere, di immaginare funzionamenti umani. E invece è una cosa che a Parigi si fa. E quindi, cioè, il mio computer c'era, il mio computer era stato recuperato prima agli oggetti smarriti dell'aeroporto, poi appunto al
a questo ufficio di Rue de Morillon. E per me è stata un'emozione fortissima, cioè, l'idea che qualcuno mi avesse aiutato, fosse stato così gentile, si fosse preso cura di me in qualche modo, al di là, senza conoscermi, cioè senza poi avere qualcosa in ritorno, che qualcuno avesse portato questo computer invece di tenerselo, cioè, era qualcosa che mi aveva molto colpito, mi aveva dato un sentimento di fiducia, un senso di comunità, insomma. E diciamo che ho avuto, andando in questo luogo, ho immediatamente voluto filmarlo, cioè è proprio stata una cosa molto 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 forte, che poi mi ha aiutato a tenere negli anni, perché poi è stato lungo tutto il processo di sopralluoghi, scrittura, finanziamenti. E questo luogo a me piaceva molto, piace molto, perché io l'ho vissuto come uno spazio in cui si è protetti e in cui la vulnerabilità è consentita. Questo è quello che ho sentito. E ho cercato di far rivivere, di creare un contesto di questo tipo con le persone che decidevo di filmare, e mi spiego. Procedevo in modo molto calmo, molto, molto gentile, spiegando quello che stavo facendo, a volte dicendo cosa era successo a me. Perché appunto, se chiedi a una persona di rendersi vulnerabile, anche tu, secondo me, in qualche modo lo devi essere. E sempre con molta calma. Si filmava la persona, che infatti ho scelto questo modo di filmare su cavalletto, su piede, molto, cioè non era un set in cui tutti erano calmi, la mia equipe procedeva in modo molto calmo, e ho cercato di ricreare di creare un'atmosfera un po', se vuoi, ovattata, un'atmosfera protetta, in cui la persona si potesse raccontare e fosse ascoltata, in cui il suo racconto fosse accolto. Il film è anche portato da un forte desiderio di ascoltare, forse anche di capire gli altri, come si comportano, come affrontano la perdita. Questo perché io avevo la sensazione, la mia ipotesi era che la perdita di un oggetto, quando vissuta con forte coinvolgimento, probabilmente nascondesse, cioè avesse alle spalle, forse uno smarrimento personale, una difficoltà a confrontarsi con certi eventi della vita. Sto parlando troppo? No, va bene, mi vengono in Mi sto mente, perdendo, non so, no, dimmi tu. no, una serie di questioni che proprio nascono da quello che hai appena detto. Cioè, quando tu hai detto c'è stata una scelta, e qui parliamo proprio della forma, c'è stata una scelta anche di piazzare la macchina da presa, soprattutto inizialmente, su un cavalletto, e penso a quelle che sono state, diciamo, le prime inquadrature del film in cui scorrono uno dopo l'altro una serie di persone che appunto stanno chiedendo. Stanno cercando gli oggetti che hanno smarrito. C'è una certa costanza nell'inquadratura. Tu inquadri da dietro il vetro dell'ufficio, del desk, e quindi inizialmente può sembrare il film lavorare su un certo tipo di percorso, che è quello di mostrare quasi
scusa, quasi weismaniano, mostrare un luogo come meccanismo di funzionamento, un luogo abitato. In realtà tu fai poi uno scarto da questo punto di vista, che a me sembra molto significativo, che è quello che stavi dicendo adesso, cioè il bisogno di andare, come dire, di oltrepassare quello schermo di vetro, di andare oltre e di fare in modo che in realtà dall'idea di perdita nasca la possibilità di raccontare qualcosa di ancora più forte o di più intimo o di più profondo e personale, che può essere appunto, come dici tu, come dire, un momento di perdita di equilibrio, un momento di crisi anche rispetto a quello che è stato il passato o quello che può essere il futuro. Insomma, da questo punto di vista, la cosa che ho notato è che tu lo traduci anche come scarto rispetto a quella forma iniziale del filmare. Allora, e quindi ti chiedo... rispetto a un impianto weismaniano, intendi? Sì. Quindi ti chiedo, era molto chiaro fin dall'inizio o c'è stato un processo che ti ha portato poi a scegliere questo tipo di... percorso? Sì. Allora, premetto che io conosco, cioè, ovviamente amo i primi documentari di Wiseman. Per me sono sempre stati molto importanti. Ho intervistato Wiseman quando lavoravo come giornalista e lui sta molto a Parigi e diciamo che io, quando c'è la possibilità di vederlo in un dibattito, così ci vado. E quando è nato il progetto, mi sono posta appunto domande, ma insomma, ora io ho questo desiderio, ma ora come lo organizzo, no? Perché sentivo di avere bisogno di un quadro. E ricordo che mentre scrivevo le prime pagine di dossier, perché in Francia, insomma, anche in Italia, ma in Francia molto più spinto, devi scrivere molto per... insomma, avere vari finanziamenti, sono andata, mi sono rivista, film di Wiseman. Io amo molto Hospital, per esempio, di Wiseman, e sono tornata un po' ai tempi così dell'università e me li sono proprio studiata. E poi sono iniziati i sopralluoghi, ho fatto questi lunghissimi sopralluoghi, cioè io sono andata molto, molto... cioè sono andata per mesi, 2 volte a settimana, avevo il permesso di star lì, guardavo stando nei vari reparti e prendevo appunti. E a un certo punto ho cominciato mi ci è voluto un po', però a un certo punto ho iniziato a parlare con le persone e mi rendevo conto che quel genere di colloquio con l'altro mi corrispondeva moltissimo e che in realtà avevo bisogno di uno scarto per realizzare in modo completo il mio desiderio di incontro, diciamo, con gli altri. La confidenza, la confessione, no, la confessione, ma mi piace molto un'atmosfera protetta, no, non mi piace lo sfogo, ma invece se c'è un'atmosfera protetta, calma, in cui l'altro ha la possibilità di esprimersi, di essere ascoltato anche con dei tempi lunghi, perché io non ho mai incalzato nessuno, cioè era molto... insomma. E a quel punto, diciamo, ho accettato di essere la persona che sono, cioè per fare il mio film bisognava assolutamente far entrare questa vena intima, la parola anche, no? Cioè, la parola in forma di confidenza all'altro, da dare fiducia all'altro e dall'altra parte rispettare l'altro. E quindi ho pensato, prima di tutto c'era questo luogo che è molto, che in realtà è piuttosto caotico e quindi insomma era anche complicato capire come fare, anche come gestire, perché io queste persone non le avevo mai viste, cioè loro entravano, io
qualche volta ho iniziato magari qualche inquadratura a farla prima, ma insomma il prima possibile andavo a chiedere, a spiegare cosa stavo facendo e a chiedere se erano d'accordo. E i tempi erano, insomma, erano piuttosto rapidi. Io volevo la calma, ma la verità era che ero sotto pressione. Allora, quello che avevo fatto era, durante i sopralluoghi, di identificare i punti dove avrei piazzato la macchina da presa rispetto alle varie situazioni, perché poi, in fin dei conti, c'erano i banchi dell'attesa, gli sportelli, il banco dove si ritirava l'oggetto. Quindi, io con insomma, la mia equipe, François Farellasci che stava in macchina e Amaury Arbun che stava al suono, sapevamo già come piazzarci in ogni situazione. E ho fatto questa scelta perché avevo bisogno di ordine, un po' ordine mentale, cioè nel senso, saper già, aver già studiato tutto, la posizione, l'ottica, sapere precisamente dove ci saremmo piazzati. E un po' perché comunque, cioè, era proprio l'emozione che volevo che il film avesse, cioè qualcosa di posato, di, ecco, il tentativo, no? Quello che poi è interessante riuscire a fare nella vita, cioè che davanti a movimento, cambiamenti, sconvolgimenti, cercare di avere una certa stabilità. E a me, diciamo che non so cosa farò in futuro, ma qui la stabilità della macchina sul piede mi interessava molto. E poi, sì. No, puoi concludere. No, e poi volevo dire, c'è un lavoro, cioè, appunto, ringraziando François Farellasci che anche prodotto il film, riuscendo a farlo entrare in questo sistema di finanziamento francese, che è stata una cosa importante, non sarei riuscita altrimenti, perché insomma, è stato un processo lungo e complicato. E poi c'è un lavoro sul suono che è stato molto importante, maniacale direi, di Amaury Arbun, a cui ho spiegato che per me... Cioè, ho reso chiaro che per me il suono era molto importante in questo film, e quindi c'è stata una preparazione sul suono, aveva piazzato dei microfoni anche dietro al vetro, tutto ha preso il suono con molta cura a morire. Ogni volta che se c'era un problema da suono io lo ascoltavo, si cercava di risolvere. Ha un ruolo molto importante perché, essendo un film che lavora molto sulle atmosfere, sulle emozioni, su veramente sì, è un film che è molto su certe cose, su cose sottili, no? Su cose emotive, anche il rapporto con l'oggetto, ci vuole attenzione al suono, il suono che fa l'oggetto quando lo prende, insomma, non lo so, diciamo che c'era un'atmosfera di una certa sensualità che andava ricostruita, per cui il suono era molto importante, ecco, e anche poi non so se dico, cioè anche in post-produzione, questo diciamo che è stato fatto un lavoro molto, molto preciso sul suono, ha preso tanto tempo. In particolare ho lavorato a Roma con Marta Billingsley e Marcos Molina, e anche sempre per valorizzare il lavoro che ha fatto Amaury, insomma, e farne il meglio possibile. No, questo è abbastanza evidente, entrambi gli aspetti, cioè l'aspetto, diciamo, come dell'immagine fotografico e l'aspetto del suono. Uno, tra l'altro, una delle cose che ho notato, faccio un commento finale a quello che hai detto, un cappello finale, per esempio l'abbondanza di primi piani che permette, tra l'altro, di lavorare sull'espressività del viso, e il lavoro sul suono che permette di cogliere le sfumature anche dell'inclinatura della voce, in alcuni modi, le emozioni che passano attraverso, tra l'altro, un rapporto perlomeno inizialmente di tipo quasi
come dire, burocratico, stai cercando qualcosa e ti affidi a qualcuno che non conosci in un sistema dove ci sono altre persone. Concludo dicendo questo e anche ringraziandoti perché abbiamo finito comunque il tempo a disposizione per la nostra conversazione. Ti ringrazio veramente tanto per questo percorso che abbiamo, ti ha permesso anche di aprire e riaprire il film alla visione. No, grazie molto a te, grazie anche al Festival, al Comitato di Selezione. Grazie E speriamo di vederci presto in un'edizione non mille. online. Sì.